Buongiorno, sono Enzo da Ross del team commerciale Visa. Oggi, presso una delle nostre sale prove, andremo a collaudare una macchina da 2250 kWh. Questo impianto sarà destinato ad alimentare un'importantissima azienda farmaceutica. Data l'importanza strategica dei nostri gruppi elettrogeni all'interno di questo impianto, ci è stata richiesta una garanzia totale di 10 anni e un servizio di assistenza e reperibilità di 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. E noi, come sempre, lo abbiamo fatto, perché è nel DNA di Visa soddisfare i nostri clienti. E adesso andiamo a scoprire le dotazioni di questa macchina. Motore Perkins, serie 4000, 16 cilindri, una bestia! La macchina è dotata di scheda di controllo InSync 500, il nostro nuovo controller per parallelo, che è stato sviluppato in partnership con Comap e ha un display a colori 5 pollici e dove è possibile andare a vedere tutta la parte di misurazioni di parametri della scheda, parametri elettrici. Qua abbiamo la lista allarmi, è possibile modificare tutti i parametri direttamente da display. C'è la visualizzazione di un ampio storico di eventi dove è possibile andare a monitorare anche tutti i parametri nello specifico. Il quadro è dotato di un interruttore ABB Emax 3200 A con protezione LSI e G, quindi anche con l'aggiunta della protezione guasto a terra. Il quadro elettrico è stato creato in base alla richiesta del cliente per potersi attestare direttamente in Windows Barra. Eccoci qua. Qua potete vedere l'ampia accessibilità che è presente in questo container, in cui c'è un ampio spazio per poter fare le manutenzioni all'alternatore, al serbatoio, e anche per agevolare il collegamento della parte di potenza al cliente. A bordo macchina è presente un serbatoio 400 litri con vasca di raccolta, e che verrà poi collegato con una cisterna fuori terra in container da 9000 litri con kit di caricamento che adesso andremo a vedere. Questo è il container 15 piedi che contiene la cisterna 9000 litri. Eccola qua. La cisterna è già dotata di sistema di pompaggio per il caricamento automatico del gasolio che viene gestito dalla scheda a bordo del gruppo elettrogeno. Impianto illuminazione, manicotto di carico diretto, e livello visivo per verificare il livello del carburante e anche centralina che permette di remotizzare la lettura del livello del carburante. Adesso andiamo a vedere il collaudo e proveremo la macchina sia in moto che poi a carico. Mettiamo la macchina, la scheda in manuale e accendiamo la macchina. E poi chiudiamo l'interruttore e facciamo la prova. Eccoci qua, ora siamo pronti per la prova a carico. La macchina è in moto, qua vediamo l'interfaccia software della scheda di controllo. La macchina è in moto, l'interruttore è già chiuso e sta alimentando il carico. E adesso iniziamo, qua vediamo i valori di tensione e frequenza del gruppo e del bus, i parametri meccanici del motore, delle sonde, e adesso iniziamo la prova a carico dove faremo diversi step, il 25, il 50, il 75%, il 100% del carico, per poi riscendere fino a zero. Iniziamo il test, vediamo il primo step al 25%, qua possiamo vedere la potenza misurata, le correnti, e qua possiamo andare a vedere i parametri del motore, la pressione dell'olio, temperatura del motore, dell'acqua, il livello del carburante. Adesso siamo passati al 50%, che sono circa 800 kW. Adesso abbiamo il 75%, 1200 kW. L'ultimo step al 100%, 1600 kW.
Abbiamo visto una parte del collaudo della macchina, ora il collaudo è stato completato, l'esito è stato positivo e la macchina è pronta per essere spedita. Grazie. Grazie per averci seguito, continuate a seguire il nostro sito, i nostri social, che siamo sempre a vostra disposizione. Ciao!